raccogliamo 400 g di patate e 250 g di zucca. Facciamo a tocchetti sia la zucca che le patate. Facciamo soffriggere in olio evo uno spicchio d'aglio che poi andremo a togliere. Andiamo a preparare due uova. Un bicchiere di latte. A vostro gusto potete condire con le spezie che preferite. Io utilizzerò dell'origano, sale, pepe. Tagliamo a strisce sottili 80 g di speck. O in alternativa potete anche utilizzare della salsiccia. Allo stesso modo tagliamo anche 200 g di mozzarella secca. Stendiamo un rotolo di pasta brisè sul fondo di una teglia che misura 24 cm di diametro. In alternativa potete anche utilizzare una pasta sfoglia. Bucherellate il fondo con una forchetta. Quando le patate e la zucca saranno abbastanza morbide da essere infilzate con una forchetta, potremo procedere con la nostra ricetta. Disponiamo sul fondo un po' di mozzarella.
Aggiungiamo la zucca e le patate. Distribuiamo l'altra mozzarella. L'uovo ed il latte. Passiamo quindi a richiudere i bordi. Aggiungiamo del formaggio grattugiato. Se vi piace anche sulla pasta. Ancora un filo d'olio. E un po' di origano. E inforniamo il tutto per circa 25 minuti a 180 gradi. Se ritenete che la superficie non sia ancora ben dorata, potete prolungare di qualche minuto la cottura. Ed ecco la nostra torta salata con zucca e patate appena sfornata. Facciamola raffreddare per bene, poi potremo toglierla dalla teglia. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!